Come ridurre fino al 70% i consumi per la produzione di acqua calda sanitaria? Grazie ad una tecnologia di cui se ne sente parlare non così spesso, perché quando si parla di pompa di calore subito si pensa alla pompa di calore per riscaldamento. In realtà ci sono altre tecnologie che con un budget contenuto ti permettono di ottenere grandi risparmi. Prima di partire, se non l'hai ancora fatto, beh, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video sul mondo delle pompe di calore. Ciao, oggi ti voglio parlare della pompa di calore per acqua calda sanitaria o scaldacqua in pompa di calore, una tecnologia che ti permette di risparmiare oltre il 70% se hai un boiler elettrico, oltre il 60% se hai una caldaia GPL, oltre il 50% se hai una caldaia a gasolio, oltre il 30% se hai una caldaia a metano. E se utilizzi la biomassa, eviti di caricare il pellet o la legna nelle mezze stagioni e soprattutto d'estate. Vedremo quindi i macro punti. Quanto incide l'acqua calda sanitaria in una bolletta? Quali sono i componenti principali di una pompa di calore per acqua calda sanitaria e come deve essere installata? Quali sono i requisiti da verificare per capire se stai facendo un investimento, se stai acquistando un prodotto che durerà nel tempo, un prodotto affidabile, un prodotto che ti permetterà di risparmiare rispetto al combustibile che stai usando oggi. Capiremo poi di che cosa hai bisogno per poterla installare, per poi passare agli incentivi che ci sono attualmente su questa tecnologia e capire anche cosa puoi abbinare a questa pompa di calore per acqua calda sanitaria o scaldabagno in pompa di calore. Prima di partire però lascia che mi presenti, io sono Samuele, sono un ingegnere meccanico, mi sono specializzato nel mondo delle pompe di calore già dal 2012 e grazie ad una rete di partner, installatori, aiutiamo le famiglie a staccarsi completamente dal contatore del gas. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica e fare a meno per sempre delle bollette del gas, beh, vai nel link che trovi qui sotto. Partiamo subito. Allora, com'è composta la pompa di calore? Beh, ci sono due macro componenti, composta da una parte inferiore, che è il bollitore, proprio l'accumulo che contiene l'acqua calda sanitaria, e una parte superiore dove c'è il gruppo frigorifero, cioè il generatore di calore, da cui esce una presa per alimentarlo con energia elettrica. Infatti andiamo a riscaldare l'acqua calda sanitaria con l'energia elettrica, ma facendolo in una maniera molto più vantaggiosa rispetto a un boiler elettrico dove all'interno c'è una resistenza elettrica. Questa consuma il 75% in meno rispetto a un boiler elettrico. Il gruppo frigorifero, dove all'interno c'è del gas refrigerante, viene collegato poi a un serpentino esterno al bollitore, quindi un serpentino che avvolge il bollitore, dove all'interno ci gira gas caldo che riscalda l'acqua contenuta al suo interno. Ecco, perché un serpentino esterno dove ci gira il gas? Perché se dovesse esserci una fuoriuscita di gas, non va nell'acqua che poi ti ritrovi nel rubinetto piuttosto che in doccia. Quindi per questa tecnologia di che cosa ho bisogno? Devo considerare che avrò un attacco idraulico per l'acqua fredda, ho un attacco idraulico per l'acqua calda, per l'acqua che esce e che poi va verso le docce, rubinetti, lavabi, e poi abbiamo tipicamente anche un attacco per il ricircolo, quindi quell'impianto che ti permette di avere l'acqua calda sanitaria istantanea nel rubinetto, quindi un terzo tubo che ci permette di avere il ricircolo dell'acqua calda sanitaria per casa. Poi sopra la parte del gruppo frigo abbiamo la canalizzazione. Essendo una pompa di calore aria-acqua, abbiamo bisogno di canalizzare dell'aria. Abbiamo la possibilità di canalizzarla di lato oppure sopra, seconda insomma dei vari modelli e varie tecnologie. Qui avrò bisogno di prelevare l'aria dall'esterno e portare fuori l'aria fredda prodotta dal gruppo frigo verso l'esterno. Ecco,
In alcuni casi è possibile anche prelevare l'aria dall'ambiente in cui si trova la pompa di calore, quindi dalla stanza che contiene la pompa di calore. Dipende da tante cose, dalla fattibilità, dalle dimensioni di questo volume, di questa stanza, dipende dalla temperatura di questa stanza. A volte è utile quindi anche canalizzare verso l'esterno e fare un piccolo prelievo. Andiamo poi un po' a miscelare l'aria che arriva da fuori con dell'aria che non è fredda come in pieno inverno, magari qui mi ritrovo 2 gradi esterni e qui me ne ritrovo 10 gradi esterni, perché magari la pompa di calore è stata messa in lavanderia. Naturalmente quando qui porto la tubazione, l'acqua fredda che arriva dall'ingresso dell'acquedotto di casa tua, non collego direttamente il tubo, ma devo prevedere tutta una serie di sicurezze, quindi lavallo di non ritorno, devo prevedere lavallo di sicurezza, il vaso di espansione, che devono essere messi in un certo ordine, altrimenti non funzionano, altrimenti rischi che si apre prima la valvola di sicurezza e quindi hai un continuo gocciolamento rispetto a far lavorare correttamente il vaso di espansione. Ecco, quindi queste sono delle macro considerazioni in modo che tu possa fare la tua prima valutazione. Di che cosa ha bisogno questa pompa di calore? Beh, ha bisogno semplicemente di una presa, una classica presa per dare energia elettrica, assorbono 400 watt, quindi è come un frigorifero, e però ha bisogno soprattutto di spazio. Ci sono diversi modelli, ci sono quelli da 100 litri che vengono appesi al muro, ci sono quelli da 200, da 300 litri, dipende ovviamente da tante cose, ci sono anche quelli da 450 litri, 500 litri, comodi magari nelle aziende agricole dove ho bisogno di tanta acqua calda sanitaria o mini condomini, insomma in tutti quei contesti dove c'è grande consumo di acqua calda sanitaria. Quindi adesso la domanda che sorge spontanea è: ma di che taglia devo prevedere questa pompa di calore? Beh, dipende sostanzialmente da questi fattori: da quante persone utilizzano l'acqua calda sanitaria, dal tipo di utilizzo, cioè ci sono solo docce o ci sono anche delle vasche, perché le vasche naturalmente consumano molto più acqua rispetto a una doccia e questo va considerato, la distanza dalla centrale termica dove viene posizionata la pompa di calore e l'utilizzatore finale, cioè i vari lavandini piuttosto che le docce, perché tanta acqua viene dispersa nel tubazione. Se c'è un impianto di ricircolo attivo, che anche quello disperde, anche se viene isolato correttamente, però il ricircolo comunque è deleterio. Credimi, vedo decine e decine di pompe di calore di questo tipo collegate a impianti di ricircolo che funzionano solo per mantenere caldo il ricircolo senza magari l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria. E cos'è collegato all'impianto dell'acqua calda sanitaria? Perché in alcuni casi è possibile anche collegare la lavatrice direttamente all'acqua calda sanitaria, quindi anziché utilizzare la resistenza elettrica della lavatrice che assorbe 1 kW, potresti utilizzare l'acqua calda sanitaria prodotta da una pompa di calore che consuma il 75% in meno di una resistenza elettrica. Ma ci sono incentivi per questa tecnologia? Assolutamente sì, puoi sfruttare la detrazione fiscale del 50% o del 65% a seconda dei casi, e c'è anche il conto termico. Naturalmente ogni incentivo va valutato per il tuo caso a seconda della capienza, a seconda anche delle necessità da parte tua. Abbiamo allora visto insieme come è composta, di che cosa ha bisogno. Abbiamo bisogno di spazio, ci sono gli incentivi, ma cosa devo porre attenzione nella scelta della pompa di calore, al di là del volume? Sicuramente è il COP, cioè le prestazioni della pompa di calore. Naturalmente se vuoi installare a casa tua uno strumento che ti permette di risparmiare rispetto al gas, dovrà avere buone prestazioni, altrimenti ti conviene rimanere al combustibile fossile. Dall'esperienza che mi sono fatto, un buon riferimento è un COP di 4. Quindi un rapporto tra energia termica prodotta ed energia elettrica consumata pari a 4 volte. Questo COP è calcolato in maniera diversa rispetto alle pompe di calore per riscaldamento, perché proprio anche se la tecnologia è identica in miniatura, ma qui stiamo portando l'acqua da 10, 5, 6 gradi, quella che entra nell'acquedotto a seconda della stagione, a seconda della località, a 50, 55, 60 gradi. Considerando che poi dobbiamo fare anche l'antilegionella. Quindi il COP in prima battuta è fondamentale, che sia almeno uguale a 4. Secondo, l'antilegionella. Quindi per ridurre fino al 99,9%
i batteri che ci sono all'interno dell'acqua, occorre portare l'acqua calda sanitaria fino a 60 gradi per un periodo di tempo. Ecco, se questo procedimento viene fatto solo con compressore, viene consumata poca energia elettrica, ma in alcuni casi alcune pompe di calore fanno l'antilegionella con la resistenza elettrica, quindi capisci bene che la resistenza elettrica consuma molta più energia elettrica rispetto al compressore e quindi non è per niente conveniente. Poi, rimanendo sempre nel tema dei consumi, è molto importante verificare l'assorbimento elettrico istantaneo, cioè quanto assorbe questo dispositivo quando funziona. Ecco, se assorbe intorno ai 450 watt, bene, perché vuol dire che ti impegna poca energia rispetto magari ai 3 kW di contatore che hai fuori casa. E questo naturalmente è legato anche al COP, perché se devo portare l'acqua calda sanitaria fino a 50-55 gradi, il COP e l'assorbimento elettrico devono essere valutati molto seriamente. E infine un occhio particolare alla garanzia, quindi poni attenzione sulla garanzia. Tipicamente viene divisa tra l'accumulo, quindi il contenitore dell'acqua calda sanitaria, e il gruppo frigo. Ecco, assicurati che sia possibile magari estendere la garanzia soprattutto sul compressore, che è il cuore del sistema. Quindi ci sono tecnologie che possono avere un'estensione di garanzia fino a 5-7 anni. Ecco, è importante essere cautelativi naturalmente su questa scelta. Concludiamo questo nostro viaggio su questa tecnologia andando a capire cosa posso abbinare a questa pompa di calore. Sicuramente un impianto fotovoltaico, se ce l'ho, non per forza lo devo installare ex nuovo solo per la pompa di calore per acqua calda sanitaria, perché assorbe 450 watt. Però ecco, se ho un impianto fotovoltaico posso dire che sia d'estate che d'inverno l'acqua calda sanitaria la faccio gratuitamente, assorbendo così pochi watt. Posso abbinare anche del solare termico, diversi modelli hanno un serpentino al loro interno dove posso collegarci un solare termico. Naturalmente il solare termico va a occupare del spazio che potrebbe essere occupato dal fotovoltaico, in alcuni casi ha il suo perché. Ecco, quindi spero con oggi di averti dato qualche spunto in più per iniziare magari a fare il tuo primo passo verso il vivere senza gas, magari con un investimento contenuto come una pompa di calore per acqua calda sanitaria, e in futuro passare magari a una pompa di calore che ti riscaldi completamente tutta la tua casa. E se hai deciso di fare questo primo passo e hai capito che hai i requisiti per poterlo fare, trovi un link qui sotto che ti può aiutare. E noi ci vediamo naturalmente al prossimo video.